Ciao ragazze, ciao ragazzi, ma che è? Ma che è? Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video. Ciao ragazzi, benvenuti in un mio, ma che è? Benvenuti in un mio nuovo video. Guardo là. Ciao ragazzi, benvenuti in un mio. Ah? Benvenuti in un mio nuovo video. Oggi pensavo, ma niente, è meglio non penso. Che facciamo oggi? Ci trucchiamo. No, io sto. Che facciamo oggi? Che facciamo oggi? Oggi ci trucchiamo. Io ho già fatto la mia mini skincare, cioè contorno occhi e siero viso. E andiamo a mettere il primer viso. Io non riesco a truccare prima gli occhi e poi a fare la base. Non lo so, non riesco poi a decidere il trucco occhi se non ho la base. Quindi rischiamo col fallout, ma io truccherò prima la base e poi gli occhi. Al momento a me è così, poi magari un giorno riuscirò a farlo. Nella zona T, Padre, Figlio e Spirito Santo, è veramente molto grassa, quindi anche se opacizzo primer, dal Finish Matte, cipria, fondotinta, tutto opacizzante, tendo comunque a lucidarmi un pochino e quindi abbondo molto con cipria e tutto quello che è opacizzante. Il primer che utilizzo, che vado ad utilizzare adesso è questo. Successivi, mentre aspettiamo che il primer si asciuga, sono intanto pettiniamo le sopracciglia, pettiniamo questi quattro peli . Ok, dopo aver pettinato le sopracciglia vado a mettere il gel. Io ho molti gel per fissare le sopracciglia, ma ho scoperto questo, l'ho provato, ho scoperto questo, mi sono fermata qui. E oltre ad essere potente, che le mie sopracciglia tendono ad andare verso il basso, sempre. Oltre ad essere potente, se si esagera magari con la quantità, come faccio io, non fa pallini bianchi, non fa residui. L'unica cosa è che, diciamo, se andate sulla pelle si vede un po' di lucido, però io poi metto sopra la cipria e cioè, a me non dà fastidio perché poi non si vede più. Se siete interessati ai prodotti che utilizzo, magari volete sapere dove li ho acquistati, fatemelo sapere giù nei commenti. Il fondotinta che sto utilizzando per adesso è questo. L'ho preso da fuoco e rivende attraverso AliExpress. Il correttore che uso, come si può vedere, è quello di NYX. La colorazione è golden, ma utilizzo anche il color corrector di Kiko perché le mie occhiaie sono del panda.
Questo è di Vigo, non so se... ecco qui, è il numero 12. La cifra che utilizzo è questa di Catrice, come si può notare. Il prodotto che utilizzo per il contouring al momento è questo di Essence. La colorazione è 10.0, boh, chissà quale. La colorazione è questa. Ecco, perché io non vado. E la utilizzo. Me ne stai andando dall'altra stanza? Sto pensando di andare nell'altra stanza, per questo mi sto spostando sempre pian piano sulla sinistra, mia sinistra. Questa invece è quella che utilizzo per schiarire un po' le parti che mi interessano, è di Essence.
Trust the process. Per scaldare un pochino il contouring utilizzo invece questa palettina. Utilizzavo questa anche per il contour, ma è finito. E ho voluto provare quello di Essence. Il blush che utilizzo al momento è questo di Revolution. Ecco, questo di Revolution. La colorazione è questa, The Scalp. Prodotto sopracciglia che utilizzo è sempre questa. E il colore è 4. Vedete, sono proprio durissime. Proprio le mura. Adesso passiamo agli occhi.